Salve ragazze, questo è un video in collaborazione con OK100 e tantissime altre ragazze. Oggi andremo a preparare insieme questi biscotti ripieni alla Nutella. In una ciotola andiamo ad aggiungere la farina, lo zucchero, un tuorlo e il burro e andiamo ad impastare per bene. Se voi avete una planetaria farete molto velocemente a mano, ci vuole un bel po' di tempo. Questo è composto una volta che si è impastato per bene e lo andiamo a mettere in frigo per circa 30 minuti o l'avvolto nella pellicola. Passati 30 minuti vado a prendere un foglio da carta forno, così da andare a mettere all'interno l'impasto, che risulterà molto più semplice estenderlo senza che comunque si rompi o si attacchi al matterello. E dobbiamo stenderlo con uno spessore minimo di 4 mm. Una volta che l'abbiamo steso andiamo a fare appunto le nostre formine. Io utilizzo questa qui appunto della Nutella, infatti tutta la ricetta che ho utilizzato è quella lì che c'era sul barattolo della Nutella e quindi mi aiuto con questa formina a andare a ricreare il cerchio del biscotto. E una volta comunque tagliato per bene i bordi vado ad imprimere il disegno, però non troppo perché altrimenti si attaccherà e quindi non verrà il nostro biscotto ed è carinissimo. Poi a casa avevo anche quest'altra formina a forma di alberello e quindi ho deciso anche di utilizzarla, così ho fatto sia gli omini che gli alberelli. Questi sono tutti i biscotti che mi sono venuti, quindi sono comunque un bel po', e andiamo comunque a metterli in forno a 180 gradi per 12-15 minuti. Questi sono i biscotti usciti dal forno, adesso li lasciamo un po' raffreddare e dopo comunque andremo a fare la decorazione. Quindi la nostra decorazione non sarà nient'altro che andare a mettere all'interno della Nutella tra i due biscotti, sia per gli alberelli che per gli omini. Spero quindi che questa ricetta vi sia piaciuta, non vi dimenticate di andare a vedere anche il video delle altre ragazze e ci vediamo al prossimo video, un bacio!